Allora, ragazzi, mi raccomando, siamo qui per leggere l'ultimo capitolo, quindi so già che la maggior parte di voi conosce Berserk. Cerchiamo di mantenere però nei limiti il livello di spoiler per magari qualcuno che arriva adesso fresco fresco, ok? Non voglio mettere la chat solo emoticon, voglio lasciarvi anche scrivere. Parlare in chat, però più tranquilli. È normale che sappiamo quasi tutti quello che è stato raccontato finora, ma non tutti lo sanno. Ecco, prima proprio in chat si erano palesate delle persone che dicevano: ma me lo posso leggere adesso pure se ancora non l'ho iniziato? Io ho visto solo l'ultima pagina perché quella me l'ha passata il distributore. Perché era attaccato al commento di Yakusensha. Quindi l'ultima pagina l'ho vista e quindi la conosco. Ho avuto il garbo di non spoilerarla come quel testa di cazzo di Kirio. Però tutto il resto su Blind. Il capitolo è in inglese. E voi non siete qui per leggere il capitolo. Siete qui per la mia reaction. Siete qui per condividere un'esperienza insieme. E quando questo capitolo uscirà raccolto all'interno del volume 41, che lo acquistiate giapponese da mangaio.it o che lo acquistate in italiano da Panini, io vi consiglio caldamente di farlo. Ultimo capitolo, 364. Via. Lacrime come la rugiada del mattino. Questo è il titolo del capitolo. Presentato da Miura Kentaro e Studio Gaga. Ti sei pentito, bentornato. Eravamo rimasti con Gatsu che incontra il bambino della luna ad Helfheim durante la luna piena, naturalmente, e adesso se l'è portato dietro. Ce l'ha in groppa. Serpico dice: l'hai trovato? Eccolo qua. Ah, questo bambino è ancora vivo, dice Pac. La sirena, ma io l'ho visto sulla mia isola, hai nuotato fino a qua. Come ha fatto ad arrivare fin qui di nascosto? Shirke, se lui è qui, allora questo bambino deve essere il re della tempesta di petali. Danan. Ipotizza? Avanza un'idea? Cerchiamo di capire chi è? Guardate come si guardano intensamente. Pac, il bambino della luna. Hai vegliato su di noi? Sei apparso in quella forma tante volte. Non so se vi ricordate, c'era quel momento dove Gatsu doveva riprendere i sensi e si vede la forma del bambino della luna, piena di luce, no? Nel mondo magico. Mi ricordo che hai detto una cosa del genere, la Shirke. Davvero? Sì. Ma sei sicura? Che ne può capire un cretino come te? Pac, ah, vuoi giocare con i bambini, vero? Va bene, adesso ti farò giocare come loro. Tra l'altro con il piedino in faccia appoggiato, in faccia a Gatsu, lui tranquillissimo, sereno proprio. Chi è questa zietta di cui parli, eh? Arrivata la somma maestra. Oh, ma che bello! Chi è questo bambino? E chi è? Tutti quanti ce la siamo fatti un'idea di chi è in realtà. Non sai chi è questo bambino? È Danan. Credo che venga da quest'isola. No, hai sbagliato. Scemo tu, hai sbagliato. Hai visto che succede? A fare troppo ambacces. Guarda, ti senti tutto orgogliosa. Avevi capito questo, avevi capito quello. Ma qua è. Non lo so, è Miura che prende in giro i lettori. E dice: ah, hai fatto tutte queste teorie. Invece, no, non è vero. Se l'avevi detta per quella che è accaduto. Sei veramente un rompipalle. Come fai ad essere così idiota?
Gli idioti sono sempre fichi. Colpa mia, dice Gatsu. Mo' ascoltate. Portatelo al secondo piano. Portatelo da Kashka. Madò. Io non so quale idea vi siete fatti voi, ma è ovvio che questo bambino è il figlio di Gatsu e Kashka. Ed è anche ovvio, penso, da lettori, quella cosa che Shirke non aveva capito, che lei aveva frainteso con Danan, è ovvio che in realtà questo bambino condivida il corpo con Griffiths. Oh, non ce la faccio ad andare avanti. Non ce la faccio. Ma certo. Sempre nudo comunque. E ce lo portano. No. Lei rimane a bocca aperta e il bambino si tuffa da lei. Madò. Come sei arrivato fino a qua? Casca, ti ricordi di lui? Sì, me lo ricordo. Il bambino che è apparso durante la notte di luna piena. Notte di luna piena. La regina degli elfi già sa. Capisce, sta intuendo qualcosa. È apparso durante la notte, durante il nostro viaggio, e poi è sparito con l'alba. Sempre appiccicato a Casca. Credevo fosse il re degli elfi. La tua maestra Flora mi ha fatto avere un oracolo in un sogno, quindi ho saputo della vostra spedizione. E ho saputo di questo incidente della luna piena. Ma questo bambino. Cioè, il tuo fraintendimento è comprensibile. Non è un semplice bambino umano. È la sua purezza. Può ricordare quella delle fate. Inoltre è stato capace di arrivare qui su quest'isola. Quindi ha dimostrato di non avere intenti malvagi. È il destino dell'isola che l'ha guidato fino a qui. Siete tutti inclusi all'interno di questo destino. Tutti quelli che hanno messo piede qua. No. Il destino è il fumetto. Il destino dell'isola è Berserk. Il destino dell'isola è il fumetto. Siete tutti inclusi qua. Siete tutti nel destino del fumetto. È qui che dovevate arrivare tutti quanti, no? Nel fumetto, perché questo è lo spazio giusto dove dovete stare tutti, tu. Come strega, Farnese, Casca, con i vestiti di questo posto, con un rito, con voi tre vi renderemo abitanti dell'isola. Tutto questo, no, ci ha portato dentro il fumetto, dentro l'isola, dentro la storia. Ed è stato il vostro destino, il vostro fato che ha portato il bambino sull'isola. Casca in particolare sembra avere una forte connessione con lui.
No, non mi succhiare, no, non mi mangiare, faccio schifo. Dai, oggi strappiamo un manga. Come ha fatto anche lui. C'è ancora la luna piena. Guts fuori, naturalmente, perché se entra, casca, sbrocca. Digressione temporale. L'alba sta arrivando. Casca, apre gli occhi, il bambino. Buongiorno, buongiorno. Abbiamo sudato assai stamattina. Cioè, è tutto dentro la casa, cioè non succede quasi niente all'esterno, è tutto dentro, è tutto qua, è tutto loro che mangiano, che lavorano, che spiegano. Perché sono nel fumetto? Questa mattina non sei evaporato? Questo è per via dello scorrere del tempo che è diverso. Sull'isola. Vi ho portato il pane fresco fresco. Ah. E qui spiega lo scorrere del tempo diverso, no? Sono passati un po' di giorni qui, mentre la luna piena è ancora alta nel cielo, fuori, all'esterno dell'isola di Helfheim. Il tempo è distorto. Non sarebbe bello, Casca, passare un po' di tempo insieme tutti quanti? Cazzo. Cazzo. E vivere un'altra vita, no? Riunione di famiglia, tutti insieme qua, sull'isola. Bello, lui che gioca coi funghi, con i golem. Sembra un bambino normale. Ma gli spiriti non percepiscono nemmeno un'unghia di malizia, di cattiveria. Teniamo un occhio su di lui per il momento, vediamo un po' che cosa succederà. Ancora, passano i giorni. Isidoro, guarda tettine. Puck che combatte contro un granchio. Confiscano, spaccano tutto. A fare il picnic tutti insieme, sempre senza cazzo. Qui è tutto così pacifico. Stanno facendo il bucato, tutti quanti, sempre, tutti insieme. C'è Isidoro che si allena sullo sfondo con i golem. Era pacifico anche prima, ma quei due sono diventati ancora più uniti, come una mamma e un figlio. Amico mio. Amico mio, ma ce la siamo mangiati tutti quanti la foglia, lo sappiamo chi è. Lo sappiamo chi è. Sono sicuro che il fatto che lui sia qui stia curando le ferite del cuore di Casca. Uno potrebbe dire che a vivere tutti insieme sotto lo stesso tetto ci ha reso una famiglia. Dice Serpico, a voce della ragione. Intanto, Gatsu si allena sotto una cascata. Si allena a tagliare una cascata. E l'ammazzadraghi gli scivola
Tra le dita. Bagnata, le gocce d'acqua. Non riesce più a tenere la presa, guardate, gli trema la mano. Gli trema la mano e gli cade la spada. Cazzo. Quindi proviamo la mira con i dardi, cercando di colpire quel frutto. Miss completamente. Sembra che anche la vista sia calata, per come lo vediamo in questa sequenza. C'è l'occhio e poi il frutto, come lo vede Gatsu, con la vista annebbiata. Gatsu. Quindi non posso andare avanti senza l'armatura. E dentro l'armatura, il bambino della luna. E che ci fai qua? Fermati, fermati. Bang, caduto, tipo Maggie Simpson. Che vuoi fare? Vuoi giocare al cavaliere? Vanguard. Prendi questo, ta ta. Con i ramoscelli. Oh, ragazzi, padre e figlio. Ragazzi. Ragazzi. Padre e figlio che giocano così. Non lo sa, non lo sa, lui non se n'è accorto, lui non l'ha capito che il figlio, cioè, sapeva che il feto abortito era suo figlio, questo è sicuro, ma non lo sa che questo è il risultato del rito nuovo dell'incarnazione, della seconda eclisse dopo l'arco della condanna, non lo sa che questo è il risultato del feto. Dentro l'apostolo uovo che avrebbe dischiuso un mondo nuovo. Non lo sa che questo è il figlio, cazzo, non lo sa. Ma abbiamo organizzato un Tempo di festino. mangiare. Salta fuori, salta fuori. Gli toglie l'armatura. Vai, vai. Vai con loro. Non può farsi vedere, deve stare sempre lontano, cazzo. Qui è cambiato anche un po' il character design, eh. Me ne sto accorgendo, da pagina a pagina c'è sempre qualcosa di diverso. Stare così sembra normale. Ricordo quella sensazione nostalgica quando ci siamo incontrati sulla spiaggia. Non ho mai incontrato qualcuno come lui finora. Affetto, tristezza. Ma dove? 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 Come? Tutti questi sentimenti, come mai? Eccolo. Casca ha capito. Casca. L'ha percepito, che è il figlio. Eccolo qua, ragazzi. Ma Ops, sì, è lui. era ovvio che fosse così. E lei l'ha capito. E lei l'ha sempre amato, pure quando era così, eh. Pure quando era un feto deforme, demoniaco. Che bellezza c'è, guardate questa pagina. Contornata da tutti i mostri, tutti i demoni che cercano di mangiarseli. È il bambino che emette luce, una luce pura, una luce d'amore. Tutti insieme. Madò. Si sveglia di soprassalto. Dov'è? Sparito. Guarda fuori dalla finestra, c'è Gatsu, il bambino della luna che sta guardando qualcosa. Lo sapevamo.
Lo sapevamo già, lo sapevamo, ormai avevamo mangiato la foglia tutti quanti, lo sapevamo tutti quanti, voglio, lo sapevamo tutti quanti, Madonna, che sta per succedere? Il segreto di Pulcinella, che sta per succedere? Che sta per succedere? Che sta per succedere? No, boys, no, 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 no. Questo è grave, eh? Questo è grave. Esso, egli, lui perfino. Gatsu che guarda il bambino che sta cambiando colore dei capelli. Casca che scende di corsa. Ho fatto un sogno sotto la luna piena. Era un bambino abbracciato con nostalgico calore. Ma quando mi sono svegliato dal sogno, era rimasto soltanto un vago senso di abbandono. E qui è proprio evidente quello che sta succedendo. Cazzo, 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 cazzo. Gatsu è esterrefatto di fronte a questa cosa. Gatsu che finora non ha proprio capito niente, non ha capito nemmeno chi è il bambino della luna. Casca, finalmente, diciamo, forse per sensibilità materna, alla fine ha capito che è suo figlio. Gatsu, manco quello. Cioè, si sta bene insieme a lui, è chiaro, c'è un senso di familiarità enorme con questo bambino, ma non ci è arrivato perché è scemo. E anche quello è sparito in fretta, come una singola lacrima, come la rugiada del mattino. Capitolo 364, fine. Maro. Ragazzi, ditemi se è giusto tutto questo adesso. Ditemi se tutto questo è giusto. Se adesso dobbiamo restare così con questo cliffhanger per sempre. Ditemi se è giusto tutto questo. È un finale davvero super, super romantico, ovviamente. Eccomi. Mi tremano le mani, ragazzi. Mi tremano le Quanto è stato bello per me parlare di Berserk con voi. Non avete nemmeno idea, perché un grande grazie va sempre a Miura Kentaro per tutto quello che ha fatto, ma un altro enorme grazie, se potessi lo direi singolarmente a ognuno di voi, un altro grande grazie va a tutti voi, tutti, ognuno di voi che è stato qua in live ogni volta quando si parlava di Berserk, perché volevamo imparare uno dall'altro, e io vi ringrazio sempre per quello che mi avete dato, su cui ragionare, sulle informazioni in più che mi avete dato. E niente, sono felice di aver fatto tutto questo. È un finale che ci lascia un groppo in gola quanto tutto il collo. Però
è il finale migliore, migliore che ci potesse essere in queste condizioni. È davvero un'opera d'arte, è davvero qualcosa di potentissimo. Ora sono pieno di sentimenti anche contrastanti. Anche contrastanti, perché la mia parte analitica non riesce comunque a gridare, anche se in un angolo, perché in questo momento si deve stare un attimo zitta e sta urlando forte che qualcosa non va in questo capitolo. Però è così bello, è così rincuorante vedere questi personaggi tutti insieme. Una famiglia, tutti felici, fare questo parallelismo con Helfheim, che è anche il manga, e Berserk, il destino li ha portati lì a stare tutti insieme, è una roba pazzesca, è una roba veramente incredibile, un finale veramente romantico, senza critica, romantico con un'accezione positiva. Parliamo di un capitolo di cui c'era solo il manoscritto e secondo me nemmeno completo, e nulla mi può togliere dalla mente l'idea che l'ultima pagina sia stata messa apposta dallo studio Gaga, sicuro, inventata proprio perché così. Ci mettiamo anche lui e li mettiamo tutti alla fine del manga perché ormai il manga è finito. Il manga è chiuso. E non è chiuso solo dal fatto che c'è scritto capitolo 364, fine e non continua. È chiuso proprio dalle dichiarazioni di Akusensha che tra i denti dice chiaramente: Berserk non continua. Potremmo fare qualsiasi altra cosa di Berserk, che probabilmente Akusensha lo farà. Faranno degli spin-off, faranno storie di altri personaggi la cui vita si incrocia con quella di Gatsu raccontata finora, nel passato. Perché no? Sono sicuro che magari come per Hokuto no Ken, per Saint Seiya, per tanti altri brand famosi come City Hunter, ci sono tanti spin-off, tante altre storie alternative, magari Akusensha una storia alternativa di Berserk la fa. Ma sicuramente il Berserk di Kentaro Miura è finito adesso, punto. Per tutto questo amore, tutto questo tipo di racconto, tutta questa coralità, tutti e tre i personaggi principali di nuovo insieme qui nell'ultimo capitolo. È chiaro che il plot twist del bambino fosse questo. Si era mangiata la foglia da un sacco di tempo. E sono sicuro che Kentaro Miura l'aveva già pensato. Non sto dicendo che questo sia inventato. Sto dicendo che magari, diciamo, insomma, la giusta posizione di alcune cose sia merito più di Studio Gaga che di Kentaro Miura. Ma che questa fosse la storia, sono sicuro che è così. Anche perché negli ultimi capitoli, Kentaro Miura ci stava raccontando cose che tutti quanti già avevamo capito. Cioè, proprio fateci caso, capitolo dopo capitolo stava rivelando informazioni che ormai avevamo inteso, no? Però doveva dirle. Il passato, la storia del Cavaliere del Teschio, la storia di Gaiseric, la storia dell'armatura, la storia del Bambino della Luna. Un po' alla volta stava snocciolando tante cose. Ripensandoci e rivedendo gli ultimi capitoli in quest'ottica, si vede che Miura stava proprio cercando di chiudere le storyline precedenti per andare avanti e raccontare l'arco finale. Si vede che stava facendo proprio questo. Ora a dicembre uscirà il volume 41 in Giappone. Naturalmente potrete preordinarlo da mangaio.it.
Utilizzate il codice Caverna per avere il 5% di sconto, ve lo ricordo sempre. E sicuramente avremo da parte di Panini delle informazioni sull'uscita qualche mese dopo italiana. Quindi, diciamo, da un punto di vista fisico potremo avere quest'ultimo capitolo. Quante cose sono rimaste in sospeso? Quante? Un botto. Vuoi un elenco? Io mi ero fatto un elenco, Diciamo, uno posso anche toglierlo adesso. Perché serviva soltanto questo capitolo. Quante cose sono rimaste in sospeso? Temi lasciati in sospeso da Berserk. Rikert e i ribelli Kushan. I precedenti membri della Mano di Dio che sono stati sostituiti tra l'eclisse del Cavaliere del Teschio e la nascita di Femt. L'ammazza draghi che diventa una singolarità a forza di uccidere apostoli. Le specifiche del rituale seguito da Flora una volta avvenuta l'eclisse di Gaiseric che lo trasformano nel Cavaliere del Teschio invece di continuare con l'armatura del Berserker. La maga bambina amica di Griffiths. La cloaca sotto Falconia dove gli apostoli combattono e la struttura a paradiso di Falconia stessa. Il Begelit del Conte. La vecchia che ha dato a Griffiths il Begelit. Quanta roba, c'è un botto di cose lasciate tutte così. Eric il Rosso, dai dici la tua caverna perché per molti non era così scontato questo plot twist. Ma guarda, io penso, gli indizi c'erano tutti quanti e mi sembra abbastanza evidente, era una teoria fino ad ora, era una teoria. Però il fatto stesso che il feto figlio di Gatsu e Casca corrotto dal seme di Griffiths fosse entrato all'interno dell'apostolo uovo che durante la seconda eclisse avrebbe plasmato il mondo in quello che noi adesso conosciamo come il... Durante l'arco di Millennium Falcon, come un mondo fantasy dove davvero si sono uniti i vari piani della realtà, era né più né meno che un piano organizzato da Griffiths per ottenere un avatar umano. Perché lui è una creatura paradivina, non può esistere sulla terra. Noi lo sappiamo benissimo che la mano di Dio esiste soltanto nella dimensione, quella alla Asher, no? In quella dimensione strana. E in alcuni specifici casi, con un depotenziamento grandissimo, soprattutto se attratti da alcune energie, possono apparire nel mondo materiale come Slan nel Clifoto. Altrimenti possono vivere soltanto nel piano astrale. Ma secondo voi uno come Griffiths, che per tutta la vita ha sognato il castello, e poi ottiene quella scorciatoia per diventare una creatura paradivina, senza ottenere il castello, ma quanto ha rosicato nel rendersi conto che non avrebbe potuto vivere sulla Terra. E quindi ha organizzato tutto questo. E a questo punto direi che è stato organizzato addirittura con lo stupro ai danni di Kashka. Fatto apposta non solo per umiliare Gatsu, ma per corrompere un corpo di carne, così da usarlo come avatar terreno. Che poi fossero la stessa persona, secondo me, era super evidente da mille cose. Quando Griffiths non c'era, c'era il bambino della luna, e viceversa. Quando il bambino della luna si mostrava in una forma astrale, era Griffiths bambino, letteralmente. Era una creatura di luce, non si vedevano i tratti, ma i capelli di Griffiths, c'era un solo personaggio ed è lui. Condividono l'esistenza ed è un'idea che secondo me Kentaro Miura ha recuperato da Lady Hawk,
Perché Lady Hawk, in generale, il cinema di Rutger Hauer è una grande, grandissima ispirazione per Kentaro Miura. Finora da Lady Hawk aveva preso un'estetica. Qui ha preso proprio il tema del film. Vi ricordate, no? La storia di Lady Hawk? Due innamorati che vivono in sol corpo, non possono esistere insieme, si devono dividere notte e giorno. McBride 90, grazie ai 100 bit. La prima tavola di Berserk illustra una scopata. L'ultima illustra un volto rigato dalle lacrime. L'amara ironia della vita. Ora questo naturalmente lascia spazio ad ancora altri interrogativi. Nel senso, Griffiths finora si è sempre dimostrato come non aggressivo nei confronti di Gatsu. E è lì su Helfheim. Questo vuol dire che completamente ripulito dalla malvagità come avatar terreno, quindi non può nemmeno usare i suoi poteri di membro della mano di Dio. Questo tornare di carne gli ha sicuramente impedito di tornare nel piano astrale e di avere la forma di Femto. Deve esserci un contrappasso, deve esserci una legge che gli toglie qualcosa, no? Sicuramente Griffiths era ostile. Non era aggressivo nei confronti di Gatsu, ma chiaramente ostile. Ora è da vedere quanto Miura avesse pensato in lunga gittata su questo plot twist nella storia, con i risvolti che avrebbe avuto. Però usa i poteri, effettivamente usa i poteri di Femto contro Ganishka. È anche vero che il piano astrale e il piano materiale si fondono, Ben arrivato, non dovrai quindi mai pentirtene. può esistere nella forma di Femto? Mi sa che si deve analizzare saga per saga, ragazzi. Mi sa che è arrivato il momento di rileggere saga per saga e parlare di Berserk. Eh sì, mi sa che è il momento di farlo quando è finito. Tocca, tocca. Eh sì, tocca, tocca. Per forza. Sì, si farà. Si farà, deciso. Deciso, vai. Si farà. Adesso che poi sono tornato su YouTube più forte che mai. Si farà, si farà.